L'ingegnere Riccobene è responsabile di Legambiente per la vicenda ittica, la segue costantemente, l'abbiamo visto recentemente in diversi talk show nazionali. Ecco, quali sono le novità che stanno arrivando dalla regione? Un po' in generale si parla di questi finanziamenti dei dissalatori, dal suo punto di vista. Sì, abbiamo seguito e lo facciamo a prescindere, da prima che si verificasse la crisi idrica, abbiamo seguito tutte queste vicende, segnalando le diverse criticità e proponendo soprattutto alcune soluzioni. Adesso vediamo che l'amministrazione regionale sta finalmente avviando alcuni dei progetti che avrebbe dovuto avviare ben prima e di questo siamo contenti. Ovviamente vigileremo sulla esecuzione, sui tempi di esecuzione. Naturalmente rimangono intatte tutte le nostre perplessità rispetto alla gestione della crisi, soprattutto in termini di equità, di parità di trattamento tra i cittadini, tra le utenze. E su questo continueremo ancora a dare battaglia. Sull'acqua, so che il comune sta facendo anche delle azioni legali in via della Assolutamente, falda qui per assolutamente sì, siamo convinti e determinati ad andare avanti su questo versante. Abbiamo impugnato l'escavazione di un ulteriore pozzo nel bacino idrico dell'Acquisquina, siamo al TAR, abbiamo presentato il ricorso al TAR, attendiamo con grande fiducia l'esito del ricorso presentato, perché non è una battaglia egoistica, non è una battaglia che vuole venire meno ai principi di solidarietà, ma è una battaglia in difesa di un bacino idrico che già dà tanto ai comuni dell'Agrigentino, che rischia il collasso, e quindi siamo in difesa delle generazioni future su questo Sindaco, versante. una domanda sull'impianto di acque minerali che c'è a Santo Stefano. Ecco, molti chiedono perché non si preleva qualcosa anche da quella fontana, da Molti, quella sorgente. assolutamente, ma molti chiedono all'interlocutore Parliamo sbagliato. dell'acqua vera. Assolutamente sì, ma molti chiedono all'interlocutore sbagliato perché, come è saputo e risaputo, quella concessione è di esclusiva competenza della Regione Sicilia e quindi il Comune di Santo Stefano Quisquina non è minimamente titolato a poter, come dire, andare avanti su questo versante anche da un punto di vista giuridico e legale.